troviamo qui in un borgo meraviglioso, il borgo di Palazzo d'Africo. Case meravigliose del XIV-XV secolo. È un luogo d'Appennino fantastico, abbastanza conosciuto nelle antiche terre di Gaggio Montano. Siamo venuti qui per vedere dei vecchi meli di rosa romana che avevamo potato precedentemente e che stanno mostrando un bellissimo portamento, e che la neve che ha invaso, diciamo, questa contrada, una bella nevicata, favorisce indubbiamente lo sviluppo di questi frutti, di questi alberi da frutto, perché come sapete poi la neve, sciogliendosi lentamente, arriva, l'acqua arriva fino alle profondità, diciamo, radicali della pianta, e quindi gli darà uno sviluppo meraviglioso quando potranno uscire in primavera le prime foglioline, le prime gemme. E quindi, diciamo, siamo contenti di questo e vediamo che tutto procede, e speriamo che, come dicevamo, la nostra impegno per la mela rosa romana possa arrivare a degli effetti positivi sul territorio, in modo che tutti si rendano conto di questa nostra straordinaria ricchezza. L'associazione Mela Rosa Romana ha avviato un progetto per i nuovi soci e i vecchi. Regaleremo una pianta di mela rosa romana antica, quella con queste gemme particolarissime del nostro Appennino e importanti. E poi abbiamo sulle 1200 piante di mele rose romane pronte a disposizione per chi volesse fare un piccolo impianto, ma noi ci teniamo tantissimo soprattutto alla gente privata. Anche un albero di mela data a un privato è importantissimo, perché poi queste mele vengono mangiate, hanno queste proprietà enormi, e poi, come abbiamo visto anche qua, che siamo venuti a mangiare anche oggi, le mele erano semplicemente fantastiche e veramente buone. A sei mesi dalla raccolta. A sei mesi dalla raccolta, che non è poco. Poi riescono ad andare anche fino a agosto senza problemi. Giancarlo è veramente bravo, è un amante questo territorio, è un amante della rosa romana, e il nostro intervento l'altro anno nell'albero ha portato i frutti sperati e è stato molto carico. Quest'anno supponiamo e speriamo di avere un grandissimo raccolto. Siamo qui al Palazzo d'Africo in una piccola reunion fra amici, e oggi abbiamo assaggiato degli ottimi prodotti casalinghi, e alla fine del pranzo, diciamo così, assaggeremo queste rose romane, che sono un prodotto del mio melo, che è venuto a potarlo questa primavera l'associazione, e questo qui è il risultato. Quindi mele che hanno 5 mesi di cantina, mai trattate, mai aggiunto nessun prodotto per il mantenimento, ma sono sane, schiette e buone. Se volete star bene in salute, mangiate la mela rosa romana. Hai fatto uno spot, bellissimo! Anzi, con quell'ultima di Santa, di come di Magnè, la roba per le buone. Limone a me la compra, se non la trattassero, cosa c'è adesso? I cinelli, prima di cinelli, chi l'aveva da me non rimane, non avrebbe niente di...